lato sinistro. Gesù diceva: Padre, perdonami perché non sanno quello che fanno.
tutto il tumulto della più tragica giornata della storia sembra ora placarsi. Sul comodo spiccano soltanto tre esili figure, Gesù agonizzante, la madre e Giovanni. E si distinguono mai soltanto alcune brevi parole, brevi ma intense, essenziali, cariche di potenza creatrice, perché cariche d'amore. Donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre. La consegna della madre al discepolo è il supremo testamento d'amore, lasciandoci da Gesù. Nelle tenebre del Venerdì Santo, una luce che fulge. In uno scenario di morte avviene un grande atto creativo. Maria rappresenta qui la nuova Eva, dalla quale nasce una prole nuova, la stirpe dei figli di Dio. Il figlio dona a Maria una maternità spirituale e universale. Diventa madre di tutti i credenti. Noi siamo nati là, in quell'ora, dal desiderio di Cristo. Da questo momento Maria è nostra madre. Nella misura in cui noi diventiamo discepoli, amati da Gesù e che sanno amarlo, uniti tra loro nella comunione ecclesiale. Infatti, sia il discepolo amato sia Maria rappresentano la Chiesa. È la comunità dei cristiani, la Chiesa, a diventare l'unico discepolo. È la comunità dei cristiani, la Chiesa, a diventare madre. Riceviamo la comunità cristiana come una madre, da amare, da onorare. Riceviamo la comunità cristiana per darle ascolto, per rimanere affascinati dalla sua bellezza, per camminare con la sua guida nella via della luce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo.
perché condannato alla stessa pena? Noi giustamente perché riceviamo il giusto per la nostra azione, egli invece non ha fatto nulla di male e aggiunge: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli risponde: in verità ti dico, oggi sarai con me. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre.
Ti adoriamo, Cristo, ti benediciamo.
cosa ormai conclusa, disse per la lettera della scrittura: «O scelto, vi era lì un vaso pieno di aceto, posero perciò una spugna e un bicchiere di aceto in cima ad una canna e da accostato a loro». Dopo il grido di dolore rivolto al padre e dopo aver affidato la madre al discepolo Giovanni, Gesù esprime con un soffio di voce un'umile domanda da meditante. O sete, il gesto di chi, imbevuto una spugna di aceto che avvolge, è in mezzo a tante atrocità un segno di umana compassione, compiuto per alleviare le sofferenze dell'agonizzante. Ma la sete di Gesù non è solo fisica, è una sete soprattutto spirituale che lo ha accompagnato lungo tutta la sua esistenza terrena. È sete di umano affetto. Di che cosa ha sete Gesù se non di noi, della nostra fiducia riposta in Lui, nel nostro amore? Madre Teresa di Calcutta commentava queste ultime parole di Gesù dicendo: «Finché non comprendiamo nel profondo del nostro essere che Gesù ha sete di noi, non potremo cominciare a conoscere quello che Egli vuole essere per noi e ciò che Egli vuole che noi siamo per Lui». Scopriamo questa sete di Gesù anche prima, nell'orto del Getsemani, quando Egli si rivolge ai discepoli prescelti con parole di toccante umanità: «La mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate». Sente il bisogno di non essere lasciato solo. Ed è sempre il Getsemani che, rivolgendosi al Padre, dice ancora: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». La sete di Gesù è sapere di non essere l'unico disposto a donare la vita per amore. Cerca gli altri, cerca persone che siano Vangelo, bella notizia, col suo stesso amore. Perciò, se noi non le cambiamo il suo amore, Egli rimane setato e continua a cercarci. Ma come possiamo cambiare l'amore se a causa del peccato siamo incapaci di amare? Gesù stesso, morendo, creato dalla sete, diventa la sorgente inesauribile dell'acqua viva, poiché nel suo cuore trafitto sgorgono sangue e acqua. Da questa sorgente possiamo attingere l'amore e la sovrabbondanza della vita. Nella misura in cui beviamo questa sorgente, cioè i sacramenti, veniamo ossitati. E anche nel nostro cuore zampilla una sorgente d'acqua viva, offerta a tutti gli assetati di Dio amore. All'intercessione ripetiamo: l'acqua viva che mi dà sempre fresca sgorgerà. Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. L'acqua viva che mi dà sempre fresca sgorgerà. Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. Come potremmo attraversare gli esterni della vita se tu non ci doni l'acqua che zampilla dentro di noi come sorgente inesauribile? Solo tu puoi spegnere il nostro desiderio di amore. L'acqua viva che ti dà sempre fresca sgorgerà. Come potremmo rispondere a noi con amore? Come potremmo vincere il male con il bene? Come potremmo rinunciare a vendetta e rancore se tu non guarisci le ferite che portiamo dentro? L'acqua viva.
Come potremmo annunciare il tuo Vangelo? Come potremmo caricare la bella notizia dell'amore? Come potremmo resistere con gli occhi all'indifferenza? D'acqua viva e viva! Quando facciamo come fanno tutti. Yeah.
Parola di Gesù sulla croce. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Ti adoriamo, Cristo, ti benediciamo. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo, Gesù gridando con la voce disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Cristo, ti affidiamo.
che si adoperano per l'unità degli uomini. Questa è l'ora della nostra salvezza. Oggi è il venerdì santo. Per la Chiesa è un giorno di amorosa contemplazione della beata gloriosa passione del suo Signore. Nell'ascolto delle parole del Vangelo ci vengono presentate la vita e la morte di Gesù Cristo, in particolare il Vangelo della Domenica delle Palme. Sfondo pasquale su cui domina la scuola, l'ora in cui il Padre glorifica il Figlio e il Figlio glorifica il Padre. Con la preghiera universale ci accettiamo per tutta l'umanità, desiderando che ognuno possa beneficiare dei doni della redenzione. Con l'adorazione della croce esprimiamo il nostro grazie perché ha accettato la sua morte per amor del Padre e di noi, in particolare di noi, per l'umanità, in particolare per l'umanità della croce. Padre nostro, scendo, Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha celebrato la morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con lui. Vedi il perdono e la consolazione. Si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna per Cristo nostro Signore. Amen. La celebrazione è terminata e vi ringrazio del vostro. Voglio augurarvi a voi e a tutte le vostre, la vostra famiglia, i nostri malati, alle persone sole, alle persone abbandonate, una santa e serena Pasqua. Che sia una Pasqua ricca di gioia. Avete sentito quante volte si trasferisce di tutto la parola amore. È questo che dobbiamo chiedere al Signore, di volerci bene per di noi, di amarci, perché è l'unico modo che noi possiamo salvarci per andare al più presto in paradiso. Quindi veramente io prego durante questo triduo e in particolare durante la messa della Vigilia Pasquale per voi e per tutta la popolazione di Bielorussia. Veramente siete brave persone e sono contento che oggi
mi è stato permesso di venire con voi, spero di venire ancora qualche altra volta. Grazie ancora, buona Pasqua a tutti, anche da parte del nostro, degli altri sacerdoti, forti della rete dell'Ulardo, sicuramente domenica, e di Don Alessio. Domani sera, alle ore 21, ci sarà la vecchia pasquale, unica in tutta l'unità pasquale, a San Antonio di Roma. Spero che qualcuno di voi possa partecipare a questo grande evento. Poi vi troverete domenica, giorno di Pasqua, alle ore 10 per la messa solenne. Grazie ancora, buona Pasqua e auguri a tutti voi. Grazie. Buonanotte. Sì, se volete baciare, è possibile baciare. E anche nella giornata di domani, perché vedo che abbiamo il minore, la chiesa è sempre aperta, quindi chi non ha potuto venire stasera, potete dire di venire domani a baciare Gesù. Bene, grazie. Anche tu devi venire a baciare Gesù. Sara, vieni qui a baciare Gesù, che ti vuole bene.